Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo decine di ore di stampa, metri su metri di filo e ore di assemblaggio, abbiamo completato la nostra Formula 1. Che detta così, ok, a parte la parte scenica, che dire è tutta stampata in stampa 3D, già fa figo. Esatto. Ma fa ancora più figo pensare che questa va davvero. Va davvero, ha un motore, quindi può andare in strada. Cioè, questa viaggia di brutto ed è tutta stampata con la stampa 3D. Ci teniamo a precisare che i file di questo progetto non li abbiamo fatti noi, ma li ha fatti un ragazzo svedese. Noi li abbiamo presi dalla community per la stampa 3D, Thingiverse, e abbiamo scelto questo file perché ci sembrava il migliore per fare questo tipo di progetto. Diciamo che questo ragazzo svedese ha fatto un ottimo lavoro, quindi da qua abbiamo dedotto che gli svedesi, oltre ad aver invaso il mondo con i mobili da montare, averci buttato fuori dal mondiale di calcio, adesso sono pure in grado di stampare delle Formula 1 fighissime. Bravi svedesi. Togliendo la parte elettronica, questa macchina è per il 95% stampata con la stampante 3D. Sono escluse la corona e le ruote. Sì, sono le uniche parti in plastica non stampate con la stampa 3D. Ovviamente ci sono le viti o meno che sono fatte di metallo, però tutta la quello che è plastica è fatto con la stampa 3D. Quindi andiamo a vedere da vicino come è fatta questa macchina. Per togliere la carrozzeria basta aprire i fianchi laterali e la carrozzeria si toglie, vedete, completamente fatta in stampa 3D. Qua troviamo una macchina completa in tutto, cioè motore, ricevente, batterie e addirittura con sospensioni vere. Questa qua centrale grossa due laterali, cioè di qua e di qua, che lavorano sul fianco della macchina, cioè quando la macchina va in appoggio lavorano queste nel fianco. Poi addirittura abbiamo un differenziale, cioè vedete che le ruote girano insieme, però se io ne tengo ferma una, questa gira, quindi ha un differenziale vero, uno sterzo che funziona veramente, e anche davanti abbiamo le sospensioni indipendenti per ogni ruota che sono qua all'interno. Qua abbiamo stampato il supporto d'alettone, anziché in plastica l'abbiamo stampato in gomma, così l'alettone rimane mobile e resiste agli urti. E quindi qua abbiamo una macchina che è diciamo reale in tutto e pronta per essere usata, perché diciamo che noi l'abbiamo provata da ferma, cioè messa su un supporto e funziona. Esatto. Tutto, ma non l'abbiamo ancora provata in strada, diciamo sull'asfalto, e questa è la prova che faremo nel prossimo video. Quindi se non siete iscritti al nostro canale, iscrivetevi, così non vi perdete il prossimo video in cui la testiamo sull'asfalto, perché in quel video potrebbe succedere di tutto. Noi riprendiamo il video senza averla mai provata, quello che succede succede, pubblichiamo il video. Esatto. Così come viene, cioè se la macchina si distrugge lo pubblichiamo e si distrugge, se la macchina va benissimo tanto meglio. Il video visto del ragazzo che ha fatto il progetto ti lascia a bocca aperta, perché la macchina viaggia di brutto, pensando però, poi che l'hai stampata tu in casa, e soprattutto qua ti puoi stampare tutti i ricambi, cioè quando rompi un braccetto te lo stampi, quando vuoi cambiare un pezzo te lo stampi e rifai i vari pezzi che vai a rompere o a usurare, te li ristampi da solo. Quindi tutto questo a vantaggio della stampa 3D. Adesso vi facciamo solo una prova mettendola sul suo supporto, sempre stampato con la stampa 3D ovviamente. La mettiamo qua e facciamo solo vedere un attimo che comunque funziona tutto, perlomeno su qua. Speriamo che funzioni tutto anche in strada. Cioè, vedete? Terzo, acceleratore. Guardate come vibra il... Possiamo metterla retro. Quindi è tutto funzionante al 100% qua sopra. Speriamo anche sull'asfalto. Quindi per rendere però più affascinante la prova, abbiamo deciso di montare qua sopra l'action cam di Sony, di cui abbiamo fatto il video recensione qualche settimana fa. Se non l'avete visto andate a vederlo, lo lasciamo qua sopra nelle schede. Avvitiamo l'action cam di Sony qua sopra, ok? Poi andiamo a mettere la carrozzeria. Abbiamo montato l'action cam di Sony in stile camera car di Formula 1, quindi quando faremo la prova riprenderemo sia ovviamente dall'esterno con la nostra reflex che con le inquadrature prese dall'action cam, e speriamo che tutto vada bene.
Il video è finito, se vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un mi piace e commentate. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.